Pio XII si è spento all'alba di giovedì 9 ottobre nella sua residenza di Castel Gandolfo. Due giorni di angosciosa incertezza prima del trapasso. La gente affluiva alla villa papale ansiosa di notizie. I medici si tenevano riservati. Le condizioni del Santo Padre si aggravavano di ora in ora. La scienza di tutto il mondo era al servizio della cristianità per il suo padre spirituale. Il cardinale Tisserand, quale decano, arrivava per assumere temporaneamente i poteri della Chiesa. Il conforto della fede era recato dai cardinali, mentre i medici stringevano le spalle rassegnati. Attimi di speranza per bagliori di miglioramento, ma il tempo batteva il segno dell'inevitabile. Sorgeva l'ultimo mattino. Donne, uomini, religiosi, ragazzi, bambine chiedevano a Dio la salvezza. Era tutto il mondo in preghiera. I medici non potevano più dire parole di conforto. Papa Pacelli moriva. La folla in muta attesa attendeva ancora il miracolo, ma si era ormai alla notte fatale. I medici dicevano soltanto pregate. Alle 3:52 Pio XII concludeva il suo viaggio terreno. Il cardinale Tisserand benediceva il pontefice spentosi dopo lunga agonia. Padre Pellegrino alla radio dava l'annuncio ferale, i giornalisti fornivano gli ultimi scarni particolari, le telescriventi battevano senza pausa, le campane suonavano a gloria nella notte dolorosa, la bandiera saliva a mezz'asta, Pio XII era morto. Sul suo letto di dolore, Papa Pacelli riceveva i conforti della fede in rocchetto e mozzetta, il profilo affilato dal soffrire, le mani già benedicenti in croce. Vuoto è il trono di un grande pontificato. Enorme la folla in silenziosa preghiera. Arrivano i primi visitatori. Prelati. Autorità. Giovanni Gronchi e il Presidente del Consiglio recano il cordoglio del popolo italiano e del governo. Per il Papa Romano, il pianto degli italiani. Rivestito dei paramenti, Pio XII viene portato alla sala degli svizzeri della Villa Pontificia. Dai castelli romani uomini e donne sono accorsi per rendere omaggio al pontefice che soggiornava a lungo sui colli a specchio del lago di Albano. In un silenzio che nemmeno le sussurrate parole delle preghiere riesce a incrinare, gente di ogni età saluta per l'ultima volta il suo Pastor Angelicus. Era uomo fra gli uomini, il vicario di Cristo, pur nella sua santa operosità. Ma è giunta l'ora dell'ultimo viaggio terreno. Roma attende il suo vescovo, il Vaticano una delle sue guide più luminose. La salma viene composta nella bara di abete coi paramenti pontificali. I sediari che per 20 anni, in tanti riti, ressero la portantina, recano al furgone le fragili spoglie mortali. Papa Pacelli torna così nella città natale. È un viaggio rapido sulla strada abituale delle sue vacanze e dei ritorni ai primi rigori dell'autunno. Il sole d'ottobre illumina il corteo veloce. Gente di ogni ceto fa ala al passaggio. In silenzio, in muta preghiera per l'uomo che tutto tentò pur di salvare il mondo in tremende ore di calamità. Papa Eugenio Pacelli, vescovo di Roma, arriva alla sua bella cattedrale, torna alla sua casa, fra la sua gente, per breve ora, in umiltà di sacerdote che reca benedizioni e conforto. Dopo sarà nella gloria della Chiesa. Il popolo romano che l'amava e oggi lo venera è tutto attorno al suo pastore. Ricorda il suo Papa in due grandi occasioni. Una dolorosa, quando recò il suo conforto dopo il bombardamento di San Lorenzo nel 1943. L'altra gioiosa, quando aperse a Piazza di Spagna le feste per l'anno mariano. Un Papa e un popolo, si disse allora. Ora Pio XII passa lungo le vie antiche della città che lo vide nascere. Qui tornava studente a meditare e a prepararsi. La gente fa ala al suo passaggio in un silenzio di devozione.
Nel corteo ufficiale, con l'onorevole Fanfani, i ministri Tambroni, Vigorelli, Gonella e Magia, c'è idealmente raccolto tutto il popolo italiano. Immensa la folla in attesa a Piazza San Pietro, quella stessa folla che tante e tante volte accorse qui per avere parole di conforto nelle ore gravi, parole di gioia in quelle serene e la benedizione apostolica a sprone di una vita migliore. Saluta il suo pastor Angelicus in un silenzio impressionante, quasi non trovasse voce all'invocazione e alla preghiera. È un'ora triste, ma dolcissima. Ora, Pio XII entra nella gloria di San Pietro. Per due giorni l'enorme piazza è gremita di folla che ordinata vuol rendere omaggio a Pio XII. È un flusso ininterrotto di romani, di gente arrivata da ogni parte d'Italia, di stranieri che si sono affrettati a Roma per salutare colui che nelle ore più gravi fu veramente, con le parole e con l'esempio, il Defensor Civitatis. Gente di ogni razza e colore. È l'ora dell'estremo commiato. Come egli stesso ha chiesto nel testamento, Pio XII viene tumulato semplicemente in luogo sacro, tanto più gradito quanto più oscuro. Le sue spoglie sono accolte nella grotta sotto la cappella Clementina, accanto alla tomba dell'Apostolo Pietro. Semplice il rito della traslazione. Sotto le grandi navate che udirono la sua voce proclamare santi e beati, Pio XII passa per l'ultima volta. Gli sono vicini coloro che coadiuvarono in modestia la sua luminosa opera. Nella dolorosa mestizia dell'ora, al credente par ancora di udire la sua voce benedicente. Padre, Spirito Santo, discendete sopra voi, et mania di sempre.